Grazie per l'invito, sono molto contenta di essere qui per raccontare appunto la mia esperienza di questo, io dico, favoloso viaggio in Africa, perché tale è stato. Perché l'Africa è un paese dalle mille sorprese, un paese che scombussola veramente l'anima. Sono partita, ho incontrato l'associazione Cuore Aperto, ho conosciuto l'associazione quasi per caso. Io vivo a Villar Perosa e una domenica andando a messa sento il parroco che dice: ah, domenica ci sarebbe da caricare un container di aiuti umanitari, abbiamo bisogno di gente. Dico tra me e me: un container, aiuti umanitari, ma perché no? Proviamo ad andare a vedere. Con tutti i dubbi del caso, perché non conoscevo nessuno, perché chissà cosa fanno, vado al mattino all'alba in questa cascina, vedo questo enorme tir che mi affascina veramente, dico: caspita. È proprio così, ci sono veramente delle associazioni che non si vede solo magari in televisione, che può fare anche scaturire qualche dubbio, dove vanno queste cose, cosa succede. E invece vedevo queste formichine che lavoravano in un modo incredibile, caricavano pacchi, letti, biciclette e quant'altro. Ho avuto un'accoglienza molto particolare da quelli che sono ormai diventati miei amici, gli allora volontari che non conoscevo. Ed entro in un mondo un po' particolare, un mondo fatto di semplicità, fatto di cose molto piccole, se vogliamo dire, ma che in realtà hanno un valore immenso. E instaurato un rapporto di amicizia, decido di far parte di questo gruppo, di questa associazione, che a differenza di grandi società, di grandi multinazionali, come posso dire l'UNICEF, perché magari la conosciamo un po' di più, noi siamo una piccola realtà che però con il suo impegno arriva veramente a destinazione. Ecco che ogni anno si progetta un programma, un viaggio per l'Africa. L'associazione opera a Kutiala e a Kogodou, che sono due paesi, uno in Mali e l'altro in Burkina Faso, appoggiati dalle suore del Santo Natale, che tra l'altro hanno la sede qua a Torino, e che appunto qualche suora vive laggiù. Il Cuore Aperto è nato da un'idea di Don Franco Gallea, che adesso non c'è più, però noi stiamo cercando di continuare la sua opera. Quindi una volta all'anno, chi può parte per un mese, chi per 15 giorni, e decido di andare anch'io. Sinceramente non sono partita proprio con lo spirito missionario, sono partita un po' per curiosità. La curiosità che era scaturita dal sentir parlare di questi bambini, di questi sorrisi, di questo modo di vivere, di questa povertà così allucinante che nel nostro pensiero quasi non si poteva capire solo con le parole. Io dovevo vedere veramente questa povertà. Perché qui mi raccontavano, quando una persona ha fame e vorrebbe una pagnotta, magari riesce a trovarla vicino di casa, il panettiere gentile, la Caritas, la San Vincenzo, ci sono mille opportunità. Lì se vogliono una pagnotta e non la trovano, non c'è un giorno, l'altro e si muore di fame. Quindi questo per me era un pensiero veramente grande e decido di partire. Decido di partire in questo, tra i paesi più poveri al mondo, il Mali, dove il 77% della popolazione vive con 2 euro al giorno. Quindi, e questi sono quelli fortunati, perché poi ci sono i villaggi dove veramente non c'è assolutamente niente. La mortalità infantile è altissima e in media le donne hanno 7 figli a testa, quindi è una cosa molto che tocca veramente. E il viaggio è una scoperta di realtà nuove e l'incontro verso l'altro, incontro verso popolazioni molto molto diverse. Quindi partiamo per questo viaggio e la prima cosa che veramente io dell'Africa, una cosa che probabilmente fa anche un po' sorridere, perché come scendo dall'aereo sento una botta di calore, erano le 11:30 di sera, quasi da non respirare, un odore fortissimo, il che ho detto: oh mamma mia, iniziamo bene, perché se questo è l'Africa non ci sto qui 15 giorni, perché era una cosa veramente strana, questo odore molto molto forte. E invece poi è durato quei 3 minuti e ovviamente la cosa è cambiata. Partiamo per questa avventura, anche se poi avventura non era, perché andavamo a lavorare, si va per lavorare. Si parte con il pensiero di andare a insegnare qualcosa, non è assolutamente così, si va a imparare qualche cosa, perché l'Africa ha tanto da insegnare. La prima cosa che colpisce sicuramente il cuore sono i bambini con i loro sorrisi, bambini che non hanno veramente nulla,
ma che sorridono sempre, bambini che ti vengono incontro, toccano i capelli, soprattutto, tra l'altro io sono bionda, quindi era una cosa un po' più strana, e quindi mi toccavano i capelli, e anche le donne mi toccavano i capelli, cosa che a me creava anche una sorta di imbarazzo, perché ti vedi un adulto che ti tocca i capelli. Perché poi mi hanno spiegato che per loro, soprattutto per le donne, i capelli sono un problema, perché loro li hanno molto crespi, molto corti, come si può vedere anche in giro, e quindi per una donna non avere la possibilità di avere dei capelli è una cosa che dispiace. Quindi chi ha la possibilità, i primi soldi che magari loro hanno vendendo qualche cosa, si comprano delle parrucche. Ecco che quando noi vedevamo delle donne con una pettinatura un po' particolare, erano parrucche. E per loro è una cosa importantissima questa, cosa che magari a noi fa sorridere, invece per loro è una cosa che pesa tantissimo. Ecco che appunto qua, adesso ne parlerò dopo dei villaggi, però guardate anche attorno, non c'è assolutamente niente, si lavano i piatti dentro bacinelle, si vive proprio in un modo, come dicevo prima, molto 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 povero. L'Africa si è mostrata subito con i suoi colori, con i suoi odori, e sono stata catapultata in un mondo completamente indietro nel tempo. Io uso forse un po' il termine, magari anche un po' sbagliato, sembrano un po' primitivi, perché non c'è assolutamente niente, non c'è elettricità, non ci sono delle case se non la maggioranza fatte di fango e paglia, che però se si pensa quando piove vanno giù e quindi devono rimettersi lì e le ricostruiscono. La povertà affligge la gente, però questi bambini arrivano, ti danno la mano, ho passato intere giornate con per mano i bambini perché non ti mollano più. Ah, tra l'altro torno un attimo ai capelli, oltre a toccare i capelli toccavano anche la barba degli uomini, perché loro non hanno barba, non, e quindi il fatto di poter sentire agli uomini questi baffi, chi gli aveva la barba, passavano intere ore a toccare il volto di queste persone. I bambini ti seguono sempre, vogliono parlare delle parole in italiano. I bambini prevalentemente parlano il bambara, che è la loro lingua ufficiale. I più fortunati che possono andare a scuola imparano il francese, che è la loro lingua ufficiale. I bambini cercano, tra l'altro, di vendere qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa possono vendere, loro vanno al mercato, vanno per le strade, vedi questi bambini che cercano in qualsiasi modo di venderti quello che hanno. E un'altra cosa che fanno tantissimo, stanno in silenzio seduti accanto a te. Nei momenti magari di pausa loro si siedono lì, ti guardano e sono felici. Questa è una cosa che per loro l'uomo bianco, detto babù, perché tu babù, uomo bianco, ti chiamano babù e stanno lì insieme a te. Il mal, ecco, questa è una foto che rappresenta i loro giochi. Ricordo che abbiamo portato una macchina, una bella Ferrari di quelle probabilmente anche elettriche. Abbiamo portato la Ferrari in un villaggio, tutti i bambini attorno a noi che guardano questa macchina, la girano, la provano, facciamo vedere come funziona, 5 minuti dopo la lasciano lì e vanno a prendere la loro ruota, perché loro giocano con quello che hanno. Quindi forse anche i nostri nonni giocavano con queste cose qui, però per loro la macchinina non aveva alcun valore, era bella da vedere, però poi alla fine l'hanno lasciata lì. Con altri giochi. Invece all'asilo prediligono già magari peluche, determinate cosine, però chi ha la possibilità di andare all'asilo è già gente un gradino più su, non quelli dei villaggi, ma hanno già una mentalità più aperta verso il nostro modo di essere e di vivere. I bambini hanno questa pancia, prevalentemente un 80%, hanno la pancia, non so se si vede, perché hanno i vermi. Quindi hanno i vermi in pancia, anche se non mangiano, gli cresce, gli gonfia proprio. E non tutti hanno la possibilità di curarsi. I bambini si prendono cura dei loro fratellini, infatti nei villaggi si vedono tantissimo bambini che hanno i fratellini o le sorelline dietro, se ne prendono quasi più cura della mamma. Ho visto scene, una scena di una mamma che ha preso il suo bambino da un braccio, l'ha allattato, dopodiché l'ha riposato in terra ed è arrivato il fratellino a prendersene cura. Perché avendo tanti figli è una cosa quasi meccanica, non è bello dirsi, però è così. Muore un bambino, un figlio, è morto. Boh, è finita. Cioè, non ho visto quel sentimento, quella tragedia che insomma una mamma potrebbe provare nella perdita di un figlio. Purtroppo è veramente un'altra mentalità.
La battaglia per la sopravvivenza è molto dura, cercano di arrangiarsi in qualche modo. Questa è stata una scena di persone che andavano in cerca di lavoro. Quindi tutti sul camion, chi c'è, chi non c'è, non c'è. Tra l'altro, moltissime di queste persone arrivano alla missione delle nostre suore, perché quando arrivano i volontari, uomo bianco uguale soldi. Purtroppo da questo non si scappa. La loro mentalità è questa: sei un uomo bianco, hai i soldi. E quindi venivano, al mattino c'era la coda lì davanti, e all'inizio, come tutte le associazioni che possono, che devono imparare, si dava a loro tanto da mangiare, magari il riso, magari le cose, sbagliato, perché il giorno dopo sono di nuovo lì. E invece bisogna insegnargli a lavorare, perché è quello che poi permette di andare avanti e di vivere. Quindi allora fai questo, fai quell'altro, poi a fine serata allora c'è quello che è giusto per te. Questo adesso è una scena che abbiamo visto, anche lì i camion sono delle cose allucinanti, perché non esiste nessuna regola, non esiste ovviamente nessun semaforo, niente di niente. Le strade hanno questo colore, polvere da tutte le parti, queste strade che paiono infinite. Ecco, un'altra cosa molto simpatica sono gli enormi alberi, i cosiddetti baobab, dove ci vogliono 12 persone per poterlo abbracciare tutto quanto. E fa talmente caldo che gli alberi tirano fuori le radici. Quindi, come potete vedere qui, sembra quasi che soffrano dal caldo che fa, perché non c'è una via di mezzo. O c'è la stagione delle piogge e quindi piove per un mese e con tutti i danni che ne conseguono, oppure non piove mai. La particolarità nostra è che a 40-41 gradi, noi nel mese di novembre o di gennaio, perché sono le stagioni un pochino più vivibili, diciamo che essendo un caldo secco si sta a 40-41 gradi, riuscivamo a stare. Alla sera c'erano 13, 14, 18 gradi, noi stavamo bene, loro hanno freddo. Quindi quando ci dicono ma noi non vi diamo le giacche a vento perché là fa solo caldo, non è vero. Fa freddo per loro, soprattutto per i bambini. Io li abbiamo visti con il berretto di lana, la sciarpa, quasi guanti, perché hanno veramente freddo. C'è un'escursione termica che noi percepiamo in modo relativo, loro la vivono proprio come un problema, tant'è vero che molti bambini appena nati muoiono di freddo, perché magari non hanno la possibilità di avere coperto e di avere altre cose. Come dicevo prima, non esiste corrente elettrica, questo è una sorta di generatore con tutti i fili alla faccia delle norme di sicurezza. Il fatto che proviamo a pensare per un attimo se a casa nostra per un temporale o per qualche motivo manca la corrente. Panico totale, e magari stavo cucinando e non trovo la lampadina, non trovo la candela, che cosa devo fare? Frigo. Esatto, il freddo, adesso magari c'è la caldaia accesa, si spegne e magari abbiamo quel quarto d'ora dove veramente brancoliamo nel buio, nel vero senso della parola, e però siamo lì che aspettiamo, aspettiamo che arrivi, speriamo che arrivi. Lì non esiste, nei villaggi non esiste, quindi loro vivono con lo scandire del sole. Quando arriva la sera si ritirano, magari accendono il fuoco, quindi quella poca illuminazione che c'è lì attorno, e vivono in questo modo qua. L'associazione Cuore Aperto manda più o meno ogni anno uno, a volte in altri tempi anche due container, dove noi cerchiamo di inviare del materiale per potergli insegnare appunto un mestiere. Qui abbiamo inviato una falegnameria dove alcuni di noi hanno cercato di insegnargli a lavorare. E la prima cosa che hanno imparato a fare sono state delle sedie, una cosa semplice, però questo ha permesso ad alcuni di loro di iniziare un'attività. Quindi loro hanno incominciato a vendere queste sedie o a cambiarle con il cibo, perché esiste ancora questa cosa, e quindi hanno incominciato a autogestirsi un pochino. Ecco, qua c'è appunto un signore che gli insegna. Un'altra cosa molto molto importante è l'acqua, perché l'acqua non c'è, soprattutto a Kutiala come città sì, ma nei villaggi limitrofi no. E quindi le donne, perché tra l'altro sono le donne che principalmente si preoccupano di andare a prendere l'acqua, fanno anche 8 km all'andata e 8 al ritorno con l'acqua in testa, quindi si tengono l'acqua per poter bere, lavarsi, lavare quello che è. Quindi abbiamo cercato di mettere dei pozzi, una cosa molto difficile perché va tanto a fortuna.
lì non si può fare le ricerche, fare come qui. Lì speriamo che forse in quel posto ci sia, e perforare ha un costo di 7-8 mila euro, e se si sbaglia te le fanno da un'altra parte, poi basta, poi si ripaga. Quindi per loro è impensabile poter cercare l'acqua. Se arriva da qualche associazione che va a aiutarli, bene, altrimenti si fanno i loro 7-8 chilometri, se sono fortunati, all'andata e al ritorno. Ecco, queste sono foto di pozzi diversi. Le donne lavorano in ogni modo, le donne cucinano, le donne fanno veramente di tutto. E qui eravamo in un posto dove bisognava togliere tutto quanto per poter piantare delle cipolle, perché quel posto lì era stato destinato alla coltivazione di cipolle perché il terreno favoriva questo tipo di coltivazione. In altri paesi, come vicino al Niger, dove hanno l'acqua, è molto più facile trovare da mangiare. In questi posti invece no, proprio perché mancando l'acqua non puoi irrigare. Ecco le donne che lavorano. Qui invece il dopo dell'orto che avevamo iniziato a fare. Questa era un centro di accoglienza, chiamiamolo così, dove i ragazzi partecipavano alle loro attività. Questo è il prima e questo è il dopo. Quindi per loro una cosa del vedere un lavoro del genere era una cosa strabiliante. Ma cosa avete fatto? Ma come avete fatto a colorare una parete? Quindi cose per noi normali, cose per noi insomma comuni, per loro non lo sono. Quindi esiste veramente una mentalità diversa. La loro casa diventa la nostra casa. Questa è una foto di un villaggio perché appunto ci addentriamo veramente dove parlavo prima della povertà assoluta e perché non c'è assolutamente niente. Questo non è una casa, ma è un granaio dove loro depositano magari il miglio, perché lì la loro risorsa principale è il miglio. E io tra me e me ho pensato: che bello, ce ne sta tanto, no? E soltanto dove c'è la finestrella e lì c'è un piano sotto, invece è tutto chiuso. Non è che il miglio riempie tutta quella casetta, riempie a malapena dove c'è la finestrella. Le case costruite in questo modo. Questo è un villaggio che si chiama Vato Rosso, dove le suore vanno una volta a settimana a fare una specie di corso alle donne per cercare di capire se i bambini sono malnutriti o meno. Se sono malnutriti, li prendono, li portano alla missione e cercano in qualche modo di dargli un sostentamento. Però queste mamme sono molto propense ad ascoltare e a imparare, ma quando le suore vanno via, insomma, la mentalità è comunque diversa e non si può di pensare di andare a cambiare la mentalità d'imposto. È come se venisse un astronauta qua e mi dicesse: vieni sulla Luna perché è bello. No, io sto qui. Cioè, e noi non possiamo pretendere di andare là e cambiargli il modo di vivere, perché loro sono nati così, loro vivono così. La voglia di imparare a lavorare sì, ma finisce lì. Tutto il resto, quando noi abbiamo, magari spediamo dei letti, se non vanno in certe missioni particolari, il prete del villaggio, il capo del villaggio, non lo usava, aveva il letto lì e dormiva per terra, perché lui è nato così e vive così. In questi posti non è impensabile cercare di fargli cambiare la mentalità. Ecco, questa è la loro cucina. Ecco perché prima vi dicevo un po' primitivi, perché non esiste nulla, fanno da mangiare sul fuoco, girano il loro miglio, e tra l'altro sono persone ospitalissime in una maniera incredibile. La loro casa diventa la tua casa, quindi vieni a casa mia, ti do del tè, perché poi alla fine bevono il tè. E si mangia delle cose che sinceramente non so, non so che cosa siano, però per loro chi comanda è ancora il capo del villaggio. Questo è un altro angolo della cucina. Chi comanda è il capo del villaggio, quindi si fa riferimento sempre a lui. Esiste ancora la figura del santone, quindi quando una persona sta male va dal santone che gli impone le mani e gli dice: probabilmente tu hai qualcosa o tu non hai niente. Io parlo però di questo villaggio che è veramente poverissimo. Poi nella città come Kutiala, no, è già una città dove si vedono motorini, dove si vede qualche macchina, si vedono queste case che potrebbero assomigliare a dei garage, quindi è già una realtà un po' più evoluta. Questo è un altro pezzo del villaggio. Ecco, questo era il loro bagno, quindi vi lascio immaginare dentro com'era, però avevano messo la porta. Anche lì vediamo una gallina. Ecco, loro
hanno donato a noi una gallina, guai non prenderla, perché tutto quello che loro hanno te lo devono dare, perché è un grazie, è un dirti grazie, io ho questo e te lo do. Noi non volevamo assolutamente portargli via quello che già hanno poco, non c'è stato verso, abbiamo dovuto prenderla, portarla via, poi in via traversa gliel'abbiamo fatta riavere, però non c'era verso, perché altrimenti ci stanno veramente male. Questa è la loro discarica, quindi i loro rifiuti vengono messi in un'area dove poi si bruciano, quindi tutto molto così. Questi sono i loro mattoni perché poi nel loro sono anche organizzati, quindi hanno le riserve per quando le loro abitazioni vanno giù, sono poi pronti a ricostruirle. Ecco, un'altra particolarità è la magrezza di queste capre. Non hanno niente da mangiare, non c'è un filo d'erba, quindi capre e mucche sono veramente, si vedono le costole. Eppure i più fortunati riescono ad avere anche qua, vedete proprio, si vedono le ossa delle mucche e questo pastore è ben orgoglioso di averle. Questo invece è cotone, e cotone perché loro sono ricchi, hanno tantissime piantagioni di cotone che però viene buttato via perché i francesi, per poter comprare questo cotone, offrono troppo poco, un salario veramente basso che persino loro stessi dicono non ne vale la pena e quindi lo lasciano andare. Ecco che allora purtroppo tutto questo spreco, perché alla fine è sprecata una risorsa del genere. Qua vi parlavo prima del corso delle mamme, dove le suore portano della farina, portano del miglio, portano delle cose, i bambini vengono pesati in modo che se sono malnutriti vengono portati via, nel senso che poi però vengono riportati una volta perché si cerca di salvaguardare la loro vita. Una cosa molto interessante è che fuori dalla porta di questo villaggio leggevo che erano nati tutti il 31 dicembre e si chiamavano tutti Dembélé e Traoré perché lì non esiste data e quindi era più facile metterli tutti nello stesso giorno e chiamarli con due cognomi che sono i loro cognomi più importanti. Però effettivamente Traoré e Dembélé sono tutti della stessa famiglia. No, ognuno ha la sua famiglia, però non esiste la mentalità tu sei nato a maggio, tu sei nato a febbraio. No, sono nati tutti il 31 dicembre. Così per tutti è anche più facile andare a fare poi i più fortunati i documenti. Invece c'è gente che non avrà mai documenti in vita sua. Questo è quello che danno le suore. I bambini sempre molto curiosi, da ogni parte che ci si girava c'erano loro. Vestiti qua da festa perché eravamo arrivati noi, perché altrimenti non hanno neanche la maglia, non hanno. Questo è un Tuareg, anche lì bisogna rispettare le loro tradizioni perché io questa foto l'ho fatta, questo carissimo signore è sceso, è venuto contro di me con aria minacciosa, al che io guardavo il capo del villaggio e gli dicevo c'è qualche problema, non ci capivamo, io non parlo francese. Tentato di parlare piemontese, ho detto magari ci capiamo un po' di più, no? E mi ha detto: devi dargli qualcosa, tu gli hai fatto la foto, allora devi dargli in cambio qualcosa. Io questo non lo sapevo, io ho fatto una foto come assolutamente non avevo ovviamente niente. Panico, si sono parlati loro, poi il capo del villaggio gli ha dato lui o gli ha promesso di dargli qualcosa, allora è andato via. Altrimenti lui veramente veniva con aria minacciosa, tu non puoi farmi la foto. Perché se me la fai mi devi dare qualcosa in cambio, perché stai prendendo l'immagine della mia persona. Rispettiamo le loro usanze e va bene così. La privacy. La privacy, esatto. Ecco, questo è stato costruito durante la stagione delle piogge, quando hanno cercato di contenere l'acqua, ho visto lavare i piatti. Qua dentro, piatti, quello che poteva essere delle ciotole dove loro mangiavano, ben contenti di poterli lavare. Quindi, come dicevo prima, sono delle situazioni veramente inimmaginabili, non è possibile che vivano così, e invece sì, e invece è proprio possibile. Però il Mali non è soltanto, per fortuna, solo povertà, il Mali è anche festa, il Mali sono anche colori, sono anche momenti di comunione. Per loro è molto importante mantenere qua, adesso dietro c'è un vestito azzurro. Che caratterizza un villaggio, quello viola ne caratterizza un altro. Loro sono adesso combinazione, era la festa di una chiesa e quindi c'erano tutti i componenti di variati villaggi che si erano riuniti. Ecco le loro tradizioni, le maschere per loro sono molto importanti, sono il simbolo di fertilità, sono il simbolo di salute, sono il simbolo di
di svariate cose. La giornata a parer mio più emozionante in assoluto, e qua appunto non siamo andati per lavorare, ma nel comune di Umatenè, nel villaggio di Umatenè, abbiamo consegnato un'ambulanza che ci è stata donata dalla Croce Verde di Porte, che è un paese dove abitiamo noi. Quindi il paese voleva assolutamente ringraziare questi volontari. Quindi dopo 5 ore di viaggio, che veramente siamo arrivati in uno stato, nonostante avevamo i finestrini chiusi, entrava la polvere perché la terra era proprio rossa, dei salti che ho detto quasi sbomba la macchina, siamo riusciti ad arrivare dopo 5 ore in questo villaggio. Scendiamo dalla macchina, nell'ordine c'erano le autorità, gli anziani e poi tutto il paese messo ai lati e noi che camminavamo in mezzo. Io credo che il Papa poteva avere un'accoglienza simile. Ecco quello che dicevo prima, tutti i bambini, tutte le donne da un lato, tutti gli uomini dall'altro e noi che passavamo in mezzo. Un'emozione fortissima. E dici perché? Perché era loro grazie. Voi ci avete donato l'ambulanza e noi vi facciamo festa. Non abbiamo niente, ma noi vi facciamo festa perché vogliamo farvi festa. C'è stato un imbarazzo che non vi dico, perché è inimmaginabile pensare che veramente c'è un paese, un popolo intero che ti accoglie. Chi sei tu per essere accolto in questo modo? E invece no, e invece grazie a quella che è la tua associazione, a quello che è stato il singolo elemento, è arrivata un'ambulanza che ha permesso di salvare vite. Poi vi farò vedere l'ambulanza che avevano prima. Essendo che è un paese molto lontano, avevano una sorta di ape, non riuscivano ad arrivare in tempo all'ospedale più vicino con l'ambulanza. Vi dico anche che è durata abbastanza poco, perché essendo strade con dossi e tutto quello che è, purtroppo ovviamente non è che potevano usarla come un trattore, però l'hanno tenuta lo stesso. Ecco che vi dicevo prima, musica, festa, canti e balli, le loro maschere, quindi una grande festa. Ecco che qui, e questa era la loro ambulanza, che poi noi abbiamo fatto delle foto, quindi potete capire, una sorta di moto, neanche un'ape, una moto con un cassonetto dietro. Mettevano le persone lì dentro e le portavano via. Questa invece è la Croce Verde di Porte, ha donato questa ambulanza, e certo che avere un mezzo a disposizione voleva dire tanto. Qui le due ambulanze a confronto, quindi è stata una cosa molto molto particolare. Ecco, questo era il loro dispensario. Come potete notare, i muri sono veramente lucidi e belli, quindi condizioni igieniche che non esistono, eppure per loro è già importante avere un posto chiuso dove poter far nascere i loro bambini. Una cosa stranissima è che nascono bianchi, soltanto dopo 3 giorni diventano scuri. E così, non, è una cosa. Infatti io dicevo, ma questo l'hanno avuto da un uomo bianco, no? Da un babù, no? No, no, nascono bianchi e poi la loro pelle si trasforma e diventa scura. Una cosa pazzesca. Eccola, un altro bambino, e nascono così. Ecco, questo invece è stato, questo era il figlio del sindaco di quel villaggio di Umatenè, perché prima di fare il pranzo abbiamo salutato la popolazione, abbiamo fatto il nostro bel discorso, ovviamente tradotto perché altrimenti non riuscivamo a comunicare, ci hanno offerto del pranzo a base di pollo, ovviamente un po' titubanti a mangiare perché, che dir si voglia, però un po' di paura c'è, perché insomma comunque non sai cosa stai mangiando. Mangiamo questo pollo, ci allontaniamo un pochino, a un certo punto mi giro, vedo un bambino lì che sgranocchia le ossa, dico ma guarda che bello, faccio una foto, guarda che bel bimbo. Poi a un certo punto mi toccano la spalla, mi fanno un segno, perché io ero come se fossi qua l'ultima del tavolo, non c'era più il mio piatto, perché il mio piatto l'aveva preso lui e stava sgranocchiando i miei avanzi. Una sensazione allucinante. A saperlo ovviamente glielo dai, no no, per carità, non potevano nemmeno entrare loro i bambini, sono entrati dopo quando noi avevamo finito, ma questo bambino era felicissimo di poter sentire il gusto del pollo, che era stato fatto per l'occasione chissà con quanti sacrifici da parte del villaggio. Lui era felice perché aveva un'ossa di pollo. È chiaro che questa foto mi è rimasta un po' nel cuore, perché ovviamente dici ma non è possibile. Un altro episodio che mi è capitato, Don Franco mi diceva sempre non dare caramelle, non dare caramelle, mi raccomando fai attenzione. Sì 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 sì, partivamo con le tasche gonfie perché ovviamente da qua siamo partiti con le caramelle.
al centro nutrizionale vedo una miriade di bambini che mi si avvicinano perché sanno che abbiamo le caramelle. Li faccio mettere in fila per due e incomincio la mia bella distribuzione di caramelle. Reduce dal fatto non dare caramelle se non le conti prima. Do le mie caramelle, tutti composti, tutti bellini, tutti carini, do le caramelle a un bambino. Finita le caramelle. Come glielo dico di aspettarmi lì? Cerco di farmi capire e intanto vedo la lacrima. Perché questo avrà pensato, perché a tutti sì e a me no? Vedo questa lacrima e gli dico aspetta, aspetta, lui non capiva, poi era piccolino. Vado dagli altri a cercare chiunque che stava facendo qualche lavoro lì al centro nutrizionale, nessuno che ha la caramella. Torno da sto bambino, nel frattempo gli altri ricevuto la caramella se ne erano andati. E questo bambino con la sua lacrima che continuava a scendere. Prendo la macchina, ho anche azzardato questa cosa, non eravamo così distanti dalla missione, vado alla missione, prendo una manciata di caramelle, torno e il bambino non c'era più. Questa cosa mi ha fatto star male per giorni, perché poi non l'ho mai più rivisto. Quindi questo bambino avrà detto, perché a me no? Perché a tutti la caramella sì, a me no? E questa immagine ce l'ho ancora espressa dentro di me, e con le emozioni, no? Le emozioni che si parla tanto, emozioni belle e emozioni meno belle. Non dovevo fare così, ma me l'avevano detto perché probabilmente era già capitato, perché per lui quella caramella era davvero importante, era far parte di un gruppo, e io penso che lui abbia pensato perché a me no. Ma io non potevo dirgli aspetta che vado dalle suore e le prendo, non ci si capiva. E purtroppo questo bimbo non l'ho mai più visto. Da lì in poi contavo le caramelle prima di chiamare bambini, ovviamente, perché... Eppure sono cose che uno non le fa certo per fare un dispetto, cosa? Sono quelle situazioni che possono succedere. Sempre rimanendo nel villaggio, questa è la loro scuola, ovviamente tutti vestiti a festa perché erano arrivati i missionari. E un termitaio, non possiamo inviare cose di legno perché le termiti nel giro di una notte fanno fuori tutto. Non sapendo questo, Don Franco aveva inviato proprio in questo villaggio una scuola, bellissimo e tutto quanto. Questo legno qua, che avete visto prima, è trattato con una loro, io dico, polvere magica, nel senso che allontana le termiti, mentre il nostro, che non è trattato, quella notte lì, il giorno dopo, non c'era più niente, c'erano soltanto le cose di ferro, il telaio di ferro. Quindi purtroppo dobbiamo anche fare molta attenzione a cosa inviamo e soprattutto dove lo inviamo, perché devastano tutto. L'Africa è anche però paesaggi, anche qui abbiamo fatto una gita sul Niger ed è stata un'esperienza bellissima, anche se sembra facile andare anche in gita, ma tutto fa un po' paura. Perché per affittare la pagoda dove noi poi siamo andati a fare il giro in barca, ancora un po' si ammazzano per vendertela, perché tu vada nella loro pagoda. Non capisci parlare, queste voci molto grosse, circondato da questi omoni che in realtà ti stanno dicendo vieni da me che costo meno, probabilmente stanno dicendo questo. È chiaro che però fa tutto un po' paura. Superato questo, perché appunto dopo anni e anni che certe persone hanno fatto questa esperienza, sanno già dove andare, sanno già. Sul Niger, chi ha la possibilità di avere l'acqua fa tutto. Qua siamo già in una grande città, quindi c'è già la macchina, le moto, le biciclette, e sul fiume lavano tutto quello che possono, pescano. Però questa è già una situazione diversa. Questa è la città di Motti, questa è la moschea fatta tutta di fango e paglia. Stagione delle piogge, cade tutta, quindi immaginate un edificio enorme e tutta la città si mette a ricostruirla, perché per loro è un luogo sacro. Quindi ecco che hanno comunque, infatti qua tra l'altro c'erano anche dei lavori, proprio perché da un anno all'altro non riescono a finirla che crolla di nuovo. Però pur essendo un posto turistico, perché Mopti è una meta turistica, le loro condizioni di vita sono le stesse di quelli che abbiamo visto prima, perché dall'alto si guarda dentro le loro abitazioni e questa è la loro realtà. Quindi non è che c'è turismo e quindi la persona sta meglio, forse qualcuno, ma la maggior parte delle persone no.
E questo è il retro della città, è quello che non si vede. Quindi il turismo viene attirato da un lato, ti giri dall'altra e vedi che comunque le condizioni igienico-sanitarie non ci sono, ma anche la loro vita è la stessa, forse un po' migliore di quella dei villaggi. Ecco che qua lavavano, probabilmente però hanno acqua più pulita proprio perché hanno il fiume, quindi è tutto un altro modo di vivere. Torniamo a Kutiala, andiamo al mercato, il primo giorno vado in pantaloni corti perché fa caldo, il secondo giorno sono andata con i pantaloni lunghi e li tiravo ben ben giù, proprio perché è completamente diverso, per terra trovi qualunque cosa, odori molto forti, il pesce o la carne al sole con le mosche che girano, e loro vivono così, è una situazione per noi inconcepibile, per loro è normalità. Cercano di venderti qualunque cosa, è anche pericoloso tra l'altro andare al mercato proprio perché è fatto di molti vicoli, di molte passi da una parte e ti giri e non vedi più l'altro, quindi bisogna fare anche attenzione ad andare al mercato lì vicino. Ecco lì che dicevo appunto il pesce, insomma, stasera pesce ma anche no, magari. Tra l'altro, ecco, per evitare questo, perché poi si parte, partiamo, andiamo, un momento, lì c'è la malaria che non perdona, ci sono una serie di vaccini interminabili da fare, se non si ha la febbre gialla non atterri neanche nel paese, per precauzione noi abbiamo fatto anche quelle che non dovevamo fare, però si ha paura, proprio perché volontari sì, ma martiri no, nel senso nessuno di noi parte, si può partire anche con lo spirito cristiano che uno può avere nel cuore, però bisogna fare attenzione. Io ero molto paranoica della malaria perché le pastiglie che si possono prendere non coprono al 100%, quindi possono coprire quelle un po' più forti l'80-85%. Visto che la maggioranza dei volontari che sono andati hanno preso la malaria, il mio pensiero c'era, quindi un mese prima su internet cerca gli alimenti contro la malaria, devi mangiare patate, ho mangiato patate per un mese perché poi la pelle sprigiona una cosa che è la zanzara da fastidio, al tramonto io spruzzavo Tami in ogni dove, sono piccole manie che però ci sono perché per tutelarsi, perché comunque sia se là è normale, qui no, anche perché qui non è curabile in tutti i posti, a Pinerolo per esempio mandano alla Medio di Savoia, che c'è qui, Medio di Savoia, che è l'unico ospedale che cura la malaria. E tra l'altro la malaria uno se la porterà per tutta la vita, quindi al posto di prendere l'influenza rifai la malaria. Poi mi diceva qualcuno di voi che una persona è morta di malaria. Un armato, un sacerdote che conosceva 50 anni, morta. Ecco, ecco. 2 o 3 giorni. Lì probabilmente ha preso... Per una forma, aveva donato il sangue. Ah, ecco. Lui ha salvato la vita a una bambina, proprio a mezzanotte di Capodanno, era contento. Io già. Mi sono... Vabbè, forse non è da interrompere. No, ci mancherebbe, no. Cioè lui... Io sono stata molto emozionata da questa cosa perché a metà gennaio ho ricevuto una cartolina da questo sacerdote tutto entusiasta che mi diceva che era in Burkina Faso, Faso. Sì. E che aveva fatto questa, non c'era modo migliore per lui di passare Capodanno di aver potuto salvare la vita a una bambina. Certo. Si vede che poi non erano, quando poi è arrivato, cioè praticamente no, è successo così. È arrivata la notizia e io ero già andata al suo funerale, è morto, è arrivato più o meno a metà gennaio, ero andata, poi si è sparsa la notizia, era un Paolino, ero andata al funerale. Dopo ho ricevuto la cartolina, un'emozione che non dico, ci credo. Perché lui sapeva già che era morto e lui con entusiasmo nella una cartolina tutta scritta, mi raccontava tutto questo episodio. Eh già. E mi era venuto da piangere. È lì probabilmente una forma di malaria più forte. 3 giorni di... Sì. Anche non si è curato, lui aveva la febbre, si è chiuso in stanza, ecco, non c'è nessuno. Perché lì si può curare sul posto con il chinino, però chi non ha i soldi per comprarlo non lo compra. Forse non ha capito subito che era malaria. Ah, si può darsi. Cos'era? Sì, può essere. Quando sì, l'ha portato in ospedale ormai non c'è più niente da fare. Certo. Ecco che appunto, come dicevamo già anche prima, vendono qualunque cosa, mettono sulla testa e viaggiano, fanno chilometri, hanno un equilibrio pazzesco, ma... Lo fanno sin da bambini, quindi per loro è assolutamente normale. Per ritornare alla malaria, ogni letto è munito di zanzariera, perché stare senza non si potrebbe, ma in qualunque posto, tranne nei villaggi che loro speriamo che non colpisca. Ecco, questo
invece noi assolutamente zanzariere e tra l'altro impregnate di ogni sorta di spray, di spray girandoli, insomma entravi in quella stanza che non respiravi nemmeno, però la paura c'era e quindi prevenire è un po' meglio che curare. Dicevamo prima, mancano le certezze materiali, sanitarie e scolastiche, però loro hanno dei valori, loro sono persone che la gente cerca di arrangiarsi, cercano di fare qualcosa. Ho visto prevalentemente più donne che uomini, però gli uomini partono su questi grandi camion e vanno. Dove vanno? Non si sa, loro vanno. Quindi tutte le mattine, a parte i nostri che venivano alla missione, vedevi questi camion che andavano e andavano. Cercano di arrangiarsi, donne comprese. Questa donna probabilmente anche lì, non lo so, però fanno tantissimi chilometri magari per andare da un villaggio all'altro per portare qualche cosa, perché qua siamo in un posto dove non c'erano villaggi vicini, eravamo per la strada. Ecco che questa donna con tutte queste cose in testa probabilmente andava o tornava da un villaggio vicino. Sono molto cordiali, sono molto curiosi. Ecco, questa è una scena di un volontario che era lì fuori dalla missione e la prima cosa che fanno ti vengono addosso, ti danno la mano. Questo è veramente emozionante. Un altro episodio un pochino simpatico, siamo andati all'asilo, eravamo in tre, tra l'altro c'era anche Jacopo, e tutti questi bambini con questi grembiulini. Ecco, il grembiulino è sinonimo di ti ho adottato. Ecco che scatta il discorso delle adozioni a distanza, un discorso molto molto delicato, perché non si adotta soltanto un bambino, ma si adotta l'intera famiglia. La nostra cifra è di 220 euro, ma con quella cifra le suore comprano il riso, possono mandarlo a scuola e magari però hanno bambini più piccoli o hanno genitori che non lavorano, con quei soldi riescono a dare all'intera famiglia un aiuto. Ecco perché l'adozione a distanza forse adotta un bambino, no, adotti l'intera famiglia, perlomeno lì a Cutiala. Siamo andati in questo asilo dove, grazie alle famiglie che adottano, possono andare a scuola, perché l'obiettivo è quello di potergli dare un minimo di istruzione per andare avanti. Tutti questi grembiulini circondati da una marea di bambini, un ragazzo, Jacopo, prende un bimbo e lo lancia in aria facendo oppalala, così, una cosa simpatica. Non c'è stato verso, per mezz'ora abbiamo dovuto fare oppalala perché si sono messi tutti in fila, Eliana, ma da soli, tutti in fila per farsi oppalala. Dopo mezz'ora non avevo più le braccia, non, perché se prima li lanciavi in alto, dopo non ce la facevi più, oppalala, oppalala. Ma una cosa pazzesca. Poi ho detto, dobbiamo toglierci questa cosa, non ce la facevamo con un caldo, sudatissimi. Questi bambini con sto sorriso, anch'io, probabilmente diciamo la loro lingua, ho detto inventiamo il girotondo. Allora, fai capire di mettersi, si è formato un cerchio enorme, ho incominciato a cantare da sola, mi sentivo anche un po' ridicola, perché insomma era una cosa veramente strana, immaginate questi 50 bambini, giro, girotondo, cascamondo, cascatera, tutti giù per terra, la volta dopo l'hanno cantato tutti. Non hanno sbagliato una parola e l'avevo detto una volta sola. Quindi una grande mentalità aperta, una grande attenzione a quello che si fa. Talmente siamo stati stupiti che l'abbiamo fatto due volte. Perché hanno imparato la filastrocca in un secondo. Una cosa incredibile. In italiano? In italiano. Io l'ho cantata la prima volta facendo, la seconda volta l'hanno cantata perfettamente. Pazzesco. Ecco qua, vi dicevo, no, questi sono i capelli suoi, sì, questi sono i capelli suoi, che però crescendo diventano crespi e quindi non riescono più a mantenerli. Ecco che poi subentrano le parrucche di cui vi parlavo prima. Queste sono scene. Così, per curiosità, che cosa sta facendo questo signore? Sta schiacciando qualcosa. Concia. Sta stirando. Sta stirando, me lo sono guardata per un bel po', dico boh, si vede che dovrà schiacciare, anch'io pensavo questo, sta stirando, questo è il loro ferro da stiro, quindi facendo con questa, faceva tutte le pieghe, lo girava, lo piegava, lui stava stirando. E questa era tra l'altro una sorta di stireria dove alcune persone portavano i loro indumenti, bambini in ogni dove. Ecco, questa invece è stata una scena non tanto bella, perché nel villaggio dove vi ho fatto vedere le foto prima, è un villaggio animista,
Quindi purtroppo se un bambino non nasce bene, si fa come con gli agnelli, bisogna ucciderlo. Io ho fatto questa foto rischiando la vita perché facendo un po' come il Tuareg, però qui mi hanno proprio sgridato perché io ho fotografato dove avvengono i sacrifici umani e animali. Ovviamente non lo sapevo, quindi per me quella era una casa colorata, una capanna, un colorato, quindi facciamo la foto. Guai, bisogna proprio saper rispettare, non possiamo andare con la macchina fotografica, io sto entrando in casa tua. Se venisse una persona a casa mia e comincia a fare le foto, gli dico cosa stai facendo? Ecco, il mio sbaglio ed errore anche di tutte le persone che magari pensano, loro non sono delle persone che si mettono in mostra, quella è la loro vita, la loro casa. Noi dobbiamo rispettarla. La mia foto è stata ingenua, ho visto una casa più colorata e l'ho fotografata. Mi hanno detto, tu hai fotografato una cosa che per loro ha un enorme valore, un enorme significato. Perché se il bambino nasce menomato o biondo, allora è sinonimo non va bene e bisogna sacrificarlo. Idem con gli animali, perché questo villaggio è ancora così. L'ho tenuta questa foto proprio perché mi ha insegnato che devo imparare a rispettare dove vado. Vado incontro verso l'altro, ma l'altro ha una sua dignità. Non perché io vado in Africa e non ho mai visto le case di fango e paglia, devo pretendere di fare cosa voglio. Chiedo e lo faccio. Ecco, questi sono i giochi. In mezzo lì c'è il mio braccio perché molto aperti a tutte le cose e alle iniziative. Mettiamo le braccia così, allora tutti che mettevano le braccia così. Torniamo a Villar Perosa, dove dicevamo prima che noi organizziamo e prepariamo dei container che appunto vengono poi materiale viene diviso dalle suole laggiù. Adesso ci occupiamo Mali e Burkina Faso, quindi cerchiamo di mettere tutto un po' doppio. Nel senso, se ci sono 10 letti per il Mali, ci devono essere 10 letti per il Burkina, perché non vogliamo neanche creare situazioni perché tu a me, perché a te 10, a me 5, ecco. Quindi cerchiamo di misurare un po' le cose. Raccogliamo fondi da iniziative, quali possono essere serate, quali possono essere la vendita di torte, colombe che possiamo fare noi o comprarle, insomma. Serate, la nostra punta un po' di diamante una serata denominata concerto di Sosia, perché abbiamo attori, cioè Sosia di cantanti o attori che si esibiscono, quindi per noi in paese è già diventata una sorta un po' così, un appuntamento fisso, e dalle offerte 5 euro di qua, 10 euro di là, cerchiamo di arrivare alla somma di 10.000 euro, perché tra la spedizione del container ne costa 6, però poi ci sono le dogane. Quindi dogana di qua, dogana di là, si arriva sui 10.000 euro, cifra non facile da raggiungere per un'associazione che non ha un fondo dietro che si tira avanti. Abbiamo avuto per molti anni la fortuna di avere l'aiuto degli Agnelli, una cosa che per noi è stata molto importante. Villar Perosa li avevamo lì, Don Franco era molto molto amico di Giovanni Agnelli e quindi per loro era un piacere quasi aiutare nel poter fare questi container. Nel corso degli anni le cose sono cambiate, per noi è molto più difficile arrivare a quella cifra, anzi a volte dici non ce la faremo mai e invece la provvidenza arriva. Il materiale invece è donato da associazioni, da privati, gente comunissima che al posto di buttare i vestiti, che siano però non rotti, non, insomma, perché ripeto sempre c'è una dignità umana. Ma al posto di buttare vestiti, biciclette o quant'altro, li portano noi. Abbiamo un magazzino donato sempre che ci hanno lasciato gli Agnelli, dove noi riempiamo fino al raggiungimento prima dei soldi per la spedizione e poi del materiale necessario. Qui ci sono, noi mandiamo giù materiale meccanico e di varia natura, macchine da cucire, perché? Perché là abbiamo fatto un laboratorio di cucito, perché il discorso di prima bisogna insegnargli a lavorare perché stiano lì senza venire su con tutto quello che poi ne conviene, ne sappiamo e non ci addentriamo in questo discorso. Ma per poter vivere, per poter mangiare, magari non avere una casa perché forse non ce l'avranno mai, però avere un pezzo di pane, questo sì. Quindi il lavoro provoca poi tutto il resto. Macchine da cucire, biciclette, banchi di scuola, ogni tanto qualche scuola chiama o dei banchi, pronti, partiamo. Il centro anziani di Perosa Combinazione ci ha dato 30 e più letti, subito eravamo un po' titubanti perché tengono tanto spazio, poi ci abbiamo pensato e guarda caso dall'Africa
si sta creando un centro per i ragazzi di strada e hanno bisogno di letti. Quindi vedi, a volte succedono delle cose che inizi e poi veramente la provvidenza in qualche modo arriva, in qualche modo si fa sentire. I 30 letti che non sapevamo cosa farne, sappiamo già che invece sono molto molto importanti. È chiaro che a volte a vedere tutta quella povertà, a vedere quel modo di vivere, si crea dentro di noi una sensazione di rabbia. Di rabbia perché dici non posso fare di più, cosa faccio io? Come posso aiutarti, bambino, tu che non hai niente, mi stai insegnando a giocare con la ruota, però ti vedo sorridere, cosa posso fare io per aiutarti? Quindi una sorta di rabbia, una sorta di ingiustizia verso questa povertà, perché io sono nata qua, io posso avere i miei problemi, come ognuno di noi, posso avere le mie sensazioni, le mie storie, però ho un tetto, però ho da mangiare, si parlava prima, va via la luce, panico, la luce ce l'ho, l'acqua ce l'ho, e quindi questa sorta di ingiustizia, loro sono nati là, io sono nata qua. Ecco perché l'Africa ti cambia, perché torni a casa, se prima aprivo il rubinetto, mi lavavo i denti e l'acqua andava giù, adesso mi lavo i denti, la chiudo, lavo i denti, poi la riapro e poi la richiudo, perché tutta quell'acqua, magari quando lavo i piatti, che io lascio andare tranquillamente e non ci pensavo, non è che uno lo fa con cattiveria, ma sono quelle piccole cose che incominci a trasformare nella tua quotidianità. Io sono arrivata qui, per tantissimi mesi non mi sono più arrabbiata, non mi arrabbiavo più. I problemi, le questioni, vedevo gente che si arrabbiava per un parcheggio, gente che si arrabbiava perché, cavolate, no? Ma perché? Cioè, noi siamo molto veramente fortunati, non sono parole che si possono leggere o si possono vedere in televisione, sono parole che veramente devono far parte di noi. Noi siamo fortunati, ci possono essere dispiaceri, ci possono, certo, è la vita che ha le sue mille sfaccettature, ma andare là e tornare qua ti cambia dentro e dici io il pezzo di pane ce l'ho, purtroppo magari ho perso il lavoro, magari il lavoro non l'ho perso, ognuno ha le sue situazioni, ma il pezzo di pane ce l'ho, là no, là non c'è veramente e quando muoio non muoio. Nel senso è finito, non, è così. Mentre noi ci arrabbiamo, facciamo, io per tantissimi mesi, poi è chiaro che tornando qui la quotidianità ti prende, però per tanti mesi non mi arrabbiavo più. Dico ma sì, ma c'è una soluzione, ma c'è un problema, siamo fortunati, ringraziamo Dio ogni volta che ci svegliamo, che possiamo fare delle cose, ecco il valore che là incominci a portare qua, perché il viaggio non è finito, il viaggio continua nella mia vita, continua attraverso questa associazione che non sarà l'UNICEF e ci vorrà un anno per fare un container, pazienza, un giorno io dicevo facciamo un container ogni 2 anni, non importa, ogni 3 anni, non importa, quando arriveremo ai soldi lo faremo, però là quando aprono e probabilmente gli cadrà anche tutta la roba in testa perché talmente mettiamo delle cose che quando apriranno cadrà tutto, però là possono imparare un qualcosa, quindi la nostra piccola goccia insieme ad altre associazioni, insieme ad altre persone, perché poi fortunatamente ci sono veramente centinaia di associazioni di volontari che operano in questi paesi, questo più questo più questo più questo fanno sì che arriva la pagnotta di pane, ecco perché diventa tutto importante. Io che carico il container non so a chi andrà la mia maglia che non ho buttato via ma ho messo in un pacco, ma tu pensa quando questa persona aprirà questo pacco, caspita, è la tua maglia, pensa alla gioia immensa, è un pensiero che dà gioia, è un pensiero che prende dentro. Fortunatamente le persone che ci donano queste cose hanno capito queste emozioni, questa cosa che noi cerchiamo di trasmettere, perché nulla va perso e deve andare perso, la singola maglia, la bicicletta che ha le ruote sgonfie e le facciamo gonfiare, ma la bicicletta laggiù serve magari a ridurre le distanze da un villaggio all'altro in quelle strade brulle e non belle. Ecco qua che si capisce, tra l'altro abbiamo dedicato una delle ambulanze, per l'inizio ne abbiamo mandate 3, questa ce l'hanno, è partita da Firenze a ricordo di Don Franco che è stato il fondatore, anche lui proprio per caso ha conosciuto la realtà dell'Africa perché le suore del Santo Natale erano a Villa Perosa, sono andate missionarie, spedite per forza in Africa, tu adesso devi iniziare a fare la suora missionaria, mandate per forza, lui è andato a trovarle, perché ha detto vi verrò a trovare e così ha fatto. Da quel giorno lì
Da quel momento lì, ogni anno, sono partiti prima in 3, poi in 4, poi in 5, adesso siamo 30, 40, 50, dipende poi dalle occasioni, a caricare il container siamo in tanti. Poi i volontari effettivi che lavorano sono molto di meno, però insomma. E Don Franco ha detto io vi darò una mano e così è stata. Dal nulla, piano piano, è riuscito. È chiaro che Don Franco, appunto, avendo anche aiuti molto importanti, è stato anche un po' più facile. Noi oggi fatichiamo un po' di più perché questi aiuti non ci sono più. Ecco l'arrivo del container là. Ho già chiesto più volte di farmi la foto quando aprono, perché ripeto, probabilmente l'ultima cosa che mettiamo sono le biciclette, perché riusciamo a incastrare, probabilmente cadranno tutte in testa, però io credo che sia una gioia immensa. Il Mali, e appunto come dicevo prima, dobbiamo rispettare le loro tradizioni, dobbiamo arrivare, conoscere la loro realtà, osservare, la prima cosa che bisogna fare è amare loro per così come sono, non giudicare e accettare il loro modo di vivere, il loro modo di pensare. E sono momenti che a me hanno cambiato veramente la vita. Io credo che se uno avesse la possibilità di fare un viaggio, è bene farlo, lì in Brasile, in qualunque realtà. Adesso noi abbiamo questo punto di riferimento, però io credo che ogni viaggio missionario sia così, più o meno la situazione è quella. Perché se io posso aggiustare un pezzo di tavolo, anche se non solo falegname, è una cosa che mi arricchisce, è una cosa bella, ma io riceverò molto di più di quello che riesco a dare, ma molto, infinitamente di più. Grazie. Ci sono domande? Io la mia... Ma è c'è un problema del microfono. C'è un problema, perché ho visto prima che non fosse. No, no, grazie. Mario? C'è qualcuno qualcosa da chiedere, ben volentieri? Sono le suore del Santo. Sì, le suore del Santo a Torino che hanno la missione laggiù, a Cutiara. Ci danno. Ah sì, ecco, molto importante, e sono 3 anni, 4 anni che non possiamo più andare giù perché è pericoloso. E c'è stata la guerra, ci sono stati colpi di Stato, e tra l'altro, dunque era 2014, stavamo partendo noi secondo gruppo, alle 11 di sera mi chiamano e mi dicono non potete partire, dovevamo partire alle 5 del giorno dopo. Tra l'altro era una giornata che nevicava tantissimo, era proprio destino che non dovevamo partire perché erano stati bloccati anche i voli, quindi subito l'abbiamo presa per scherzo, dico dai ragazzi non scherzate, figurati se non partiamo, no, proprio perché i militari di Gheddafi si erano ribellati, insomma girovagavano armati e non si sa, insomma vedere dei militari così a piede libero che girano armati era troppo pericoloso andare. Poi c'è stato il colpo di Stato, tra l'altro hanno rapito una suora, se guardate su internet questa suora non è ancora stata ritrovata, rapita da un villaggio. Quando è venuto questa? È venuto tra l'altro, sarà un anno adesso, non di più, però hanno rapito questa suora, non si sa dov'è, però pare che abbia mandato un messaggio che è viva, un messaggio a un'altra suora, quindi preso un telefono che non si sa. Però è troppo pericoloso andare, quindi cerchiamo di potenziare il lavoro da qua. Se prima si mandava il container e poi si aiutava insomma, a vedere le cose che avevamo spedito, adesso purtroppo si spedisce e si cerca di aiutare qui di qua. Una volta mandavamo giù il riso, 5-6 tonnellate di riso stipate in ogni buco del container. E abbiamo pensato di fare lavorare là. Quindi tramite i nostri referenti, che sono le suore o sono persone del posto, lo compriamo là il riso, ovviamente nella grande città e non nel villaggio, in modo che possano anche loro, insomma, con tanto di fattura, con tanto di ovviamente, sempre tutto certificato, sempre tutto scritto. Però adesso andare là è troppo pericoloso. Ci sarebbe la possibilità di andare in Burkina Faso, perché da quel lato è abbastanza tranquillo, e poi raggiungere la missione in Mali. Però lì non possiamo chiamare i carabinieri, nel senso c'è un problema, arrivate, no? Lì neanche il capo del villaggio, perché cosa fa? È molto molto pericoloso. Poi dove sono le suore è tranquillissimo, il problema è arrivare fino lì,
Quindi per ora stiamo cercando di potenziare un po' il lavoro da qua, quindi raccogliendo materiale più non posso e inviandolo. Sì. C'è molto molta religione musulmana in Mali? Anche cristiani, musulmani e cristiani, che convivono pacificamente. Moschee e tutto quanto, combinazione, la missione delle suore è attaccata a una moschea. La prima notte che ho passato lì, alle 4:30 del mattino, sento il muezzin. Allah! Mi sono alzata su, aiuto, sono arrivata. In quel momento dormi, non capisci cosa c'è. In realtà era il richiamo e le suore mi hanno detto no, tranquilla, è qui, quindi ogni mattina sentirai. Però convivono pacificamente cristiani, musulmani e animisti, perché c'era questo villaggio dove le suore vanno lì e non per questo non ci devono andare, cioè la loro tradizione è quella, sono nati così e quindi... Come sono quelli? Animisti, quelli che appunto purtroppo raccontavano che se un bambino nasce storto non è degno di essere, di stare qui. Purtroppo quella è la mentalità, il capo del villaggio ha deciso così e così è. Che sembrano pensieri folli, perché lo sono, però... E c'è un giorno che fanno una funzione religiosa? C'è un giorno particolare della settimana? No, le suore? No, però ci sono le feste. Qui, per esempio, quando sono andata io ricorreva il 50° anniversario di una parrocchia, quindi tutti i villaggi si erano portati a fare una grandissima festa. La messa è durata 5 ore. Ho detto al mio parroco, io sono a posto per 5 domeniche, perché poi ovviamente non siamo rimasti lì, lui sì, perché lui celebrava insieme ad altri. E le messe, ogni villaggio non, ha le sue funzioni, però non è scandito come noi, tipo la domenica. Le suore sì, quindi i cristiani del posto vanno dalle suore dove c'è il sacerdote che celebra la messa. Nei villaggi no, nei villaggi, come diceva qualcuno prima, alla sera si trovano, stanno lì a guardare le stelle e pregano. Ci sono tante persone che insieme pregano guardando il cielo. Però funzione vera e propria no, solo nei grandi posti. Oppure se c'è una ricorrenza. Allora li accorrono da tutti i villaggi, tra l'altro con i loro doni. Quindi chi cose in legno, chi la gallina appesa, insomma, per loro è una cosa molto importante poter condividere. E non ho visto persone litigare, per esempio, non ho visto discussioni, ognuno fa la sua strada, ognuno percorre quello che è il sentiero della sua vita. Ci sono altre domande? Sì, ma per le adozioni è meglio rivolgersi a lei o alle suore? Noi siamo tramite le suore, quindi fa lo stesso, nel senso loro forniscono a noi delle fotografie con i bambini da adottare, quelli ovviamente che hanno situazioni più complicate, e quindi noi qua diamo una scheda, diamo il numero di telefono delle suore che possono, si può costantemente avere informazioni del bambino adottato, quindi è uguale o noi o loro, noi siamo solo da tramite, perché spedire dei soldi giù lo facciamo tramite la West Union, che è la cosa più sicura e sappiamo che arriva veramente lì, quindi è uguale, fa lo stesso. Ci sono altre domande? Bene. Grazie tanto.